riferimento ai saraceni, ai turchi, poco ai francesi. Noi abbiamo raccolto informazioni in merito e penso che siamo giunti ad avere, anche grazie a dei documenti scritti da storici locali, al quadro che ha dipinto papà del Fossore Girone, che ringrazio per la disponibilità. Però Elena adesso farà un discorso su più completo e ci parlerà un po' di questo prodigio. Grazie. Allora, io penso che arrivato a questo punto c'è veramente molto, molto, molto poco da aggiungere. Ringrazio i nostri relatori che sono stati fantastici. Per la prima volta ho avuto il piacere di incontrarlo, mentre con Riccardi ci siamo già visti qualche volta. Ebbene, sì, noi proprio per l'appunto con l'amicizia che è nata tra Claudio e la nostra associazione, tra l'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro e l'Associazione Ariella di Musica, Cultura e Tradizione di Cellole, è nato questo desiderio di realizzare questo evento qua nel nostro paese. E adesso, evento avvenuto, mi viene da dire una sola parola. Voglio sentire ancora un'altra persona che dice: ma noi a Cellole non le abbiamo le tradizioni, perché non abbiamo la storia. Siamo un paese giovane. Noi apparteniamo ad una grande storia, una storia che è stata voluta cancellare. Raimondo. Così anche, la storia della nostra fede. Mentre in alcuni luoghi per questi eventi Fatto delitti. hanno creato cose grandiose, a Cellole l'80% delle persone non sa rispondere alla domanda: che cosa è rappresentata in quel quadro? Io posso immaginare il desiderio di Francesco Girone quando a un certo punto, come uomo appassionato della storia di Cellole, ha sentito proprio l'antico dovere, perché questo era l'antico dovere, non solo di chi scriveva o chi tramandava oralmente, ma l'antico dovere di raffigurare, perché tutti potessero guardare e capire, pure chi non sapeva leggere. Allora, ecco che è quello che è successo a noi, no? Perché noi ci siamo messi alla ricerca di qualche cosa, perché ovviamente pure Claudio dice: ma è impossibile, cioè i territori circostanti sono stati tutti devastati. Ma forse Cellole in quegli anni era proprio... No, Cellole c'era! Cellule c'era! Allora ci siamo messi a questa ricerca. Bene, ovviamente certi fatti non si possono comprovare, nessuno può dire è assolutamente la verità. Non abbiamo trovati riferimenti in parrocchio, purtroppo non ce ne sono, quegli anni non esistono. Partiamo dalla metà del 1600. E poi arriviamo al 1795 e riprendiamo dal 1800.